Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti su Pokémon Violetto, il tesoro dell'Era Zero, seconda parte, il disco Indago. Vediamo di parlare con Alisma e con Capsi. Che vuoi dirmi, Alisma, che non ci vediamo da tanto tempo? Gnagnappole, ci sto pure io! E chi se l'aspettava, le vedete qua? Mi fa piacere constatare che un campione di Paldea si sta facendo valere anche all'estero. Faccio il possibile. Sa com'è. Non mi sbagliavo quando mi senti un talento prodigioso. Eh sì, c'è proprio talento, così tanto talento che... Te sembrano accercate, possino. Che t'avevo detto? A voragine, lasciala stare, non c'entra che te fa male. E tu un dai che vai, è una voragine. E mica si fa così. Beh, sono un campione, mi consenta. Hai visto? Sì, ma andare all'argan, non è che muori campioni soli capi del mondo, eh. E su via, cazzi, non perdere le staffe. Alla fine è andato tutto bene, l'importante è questo. Non è quello il punto, signorina Alisma. Signora Alisma. A sto giro passi, ma solo perché ho dice la super capa. La nostra Capsi è veramente in pensiero per te, me ne sono accorto. Stai per tornare nell'area zero, ma stavolta con l'autorizzazione ufficiale della Lega Pokémon. Attualmente sono in pochi a essere al corrente della macchina del tempo di ciò che è successo nelle profondità della voragine di Paldea. È strano perché, dato che è una cosa segreta, dovrebbe saperlo tutta quanta la scuola, o meglio, la regione. Alisma, sbaglio, c'avevamo una roba dalla starea. Mi ha ragione, mi era sfuggito di mente. Ti piacerebbe consegnare questo oggetto alla professoressa, campione Link? What? Disco Indago? Ah? Un disco color Indago che ti è stato affidato dalla super campionessa. Sembra avere a che fare con l'area zero. Che è? Pare una MT? Si tratta di un disco inviato da una persona che faceva ricerche sull'area zero e uno dei finanziatori del progetto molto tempo fa. Stando alle indagini dei team di ricerca, non si tratta di una MT né di un semplice supporto su cui memorizzare dati. Non abbiamo ipotesi sulla sua funzione, ma una cosa è certa, ha a che vedere con l'area zero. Dal momento che sei diretto lì, ti sarei davvero grata se potessi indagare al riguardo. Te posti, no, lì. Pare una cosa tipo... Oh, già che stai in centro, non è che mi pigli due tiri affettati. Se non dovessi trovare modo di utilizzare questo disco, ti prego di restituirmelo. No, me lo imbosco. In quanto campione, sta a te guidare e proteggere i tuoi compagni. Non sai che voglio ciò da accodarmi pure io a sta bella comitiva. Peccato che c'ho da lavorare. Mi raccomando, Gnappole, spacca tutto. In senso figurato, eh. Arrivederci allora. Sì, io sorridente come sempre. In gamba, eh. Che sia giunto il momento finalmente di scoprire qual è il tesoro dell'area zero. Andiamo, forza. Allora, Link, pronto per andare all'area zero? Ma certo che sì, non vedevo l'ora. Proprio quello che volevo sentire, già anch'io. Voi come state? Ve la sentite a mettervi in viaggio? Per me andrebbe anche bene, ma Riben è devastato. Oh no, invece, lui è forte, non c'è nessun problema. Che bel ciappi che ha nei capelli. Ciappi sarebbe... Fermaglio, giusto? Che poi non è un fermaglio, ma è un elastico, ma comunque. Ora che so cosa devo fare, sto meglio. Devo andare all'area zero e trovare Pokémon leggendario. Costi quel che costi. Bravo Riben, è lo spirito giusto. Lei secondo me è di parte, però non si sa mai. Se ci catapulta direttamente nell'area zero è meglio, meno male. Bravi. Ci hanno fatto skippare un bel po'. Sei un attimo statterata. L'area zero, quanto ho sognato questo momento. Questa vista è pazzesca. AC1000. Però il suo modo di dire AC1000 è sempre lo stesso. E infatti Rubra se n'è accorta. Dice, ma come? Ink, tu qui ci sei già stato, giusto? Sì, con i miei compagni d'avventure. Ah, in base a se dico amici o compagni d'avventure cambia. Bello. Ho capito. Ecco che arriva Gua. Ma che scherzi sono? Cosodon, o come caspita ti chiami? Il famoso Pokémon che a quanto dicono fu ritrovato all'area zero. Un esemplare davvero affascinante, non c'è che dire. Ma non siamo qui per lui. E ce ne sarebbe un altro che non ho mai catturato, tra l'altro. C'è l'altro da catturare, quello feroce. Il nostro obiettivo è raggiungere il punto più profondo dell'area zero e da lì scendere ancora più giù. Più in basso del laboratorio? Stando agli appunti, Kalugaris cadde in un luogo ancora più basso rispetto al punto più profondo. Ah. E io che pensavo che il più profondo volesse dire in più in basso. Sì. Se crediamo alle sue parole, al di sotto dell'area zero ci dovrebbe essere un luogo sconosciuto. E per scoprirlo dobbiamo prima raggiungere il punto più profondo, il laboratorio zero.
Sono Link, facci strada. Ma ti pare che mi ricordo dopo un anno? Vai. Parcheggio perfetto. Chi è questo? Ah, Saccoferreo. Bene, bene. Allora, questo è il laboratorio, da qui si entra. Ed fammi arrivare davanti alla porta per una volta nella tua vita. Gioco, fai quello che ti chiedo. Assurdo! Questo posto somiglia un sacco al lago Cristallio. A giudicare dall'aspetto direi che questo è il laboratorio zero. Già, proprio lui. Quindi questo è il punto più profondo? Per niente. Maria ci corregge subito, Rea! Ok, sei di parte, va bene. È il punto più profondo raggiunto a suo tempo dalla squadra di osservazione dell'Area Zero. Poi, a quanto vi è stato detto, a piani inferiori del laboratorio c'è una stanza misteriosa la cui funzione non ci è chiara, ma noi lo sappiamo invece. Ma in pratica basta che entriamo nel... com'è che si chiama? Laboratorio Zero? La porta è chiusa però. E... ci penso io alla porta, sì, però se c'è da combattere me la faccio sotto, eh. Vai! Ma come si è girato? Apri sta porta, va là, il cristallo riflette gigante la mia faccia, guarda là dietro. Accesso revocato, causa prolungato periodo di inattività. E quindi? Presenza del disco indaco rilevata? Wow! Inserire disco indaco per ottenere diritti di accesso di grado superiore. Va bene! Meno male, almeno non dobbiamo rifarci tutta quanta la tiritera di vai a toccare i punti del meccanismo di blocco, tutti e quattro, che palle, se no. Dai, vai. Con l'imposizione delle mani. Toh. Verifica completata. Bene. Nuova destinazione Grande Abisso Zero. Quindi il disco indaco ti dà accesso ad un'area più profonda, che normalmente non si potrebbe raggiungere. Wow. Sì, e questo è l'ascensore, ma... boh. Comunque non importa. È incredibile, stiamo andando sempre più giù. È un ascensore, che cosa si aspettava? Si chiama ascensore. Ascende, non discende. Nel laboratorio zero c'è solo un ascensore e ci siamo dentro. Se uno più uno fa due, allora... Sono davvero curioso di vedere dove ci porterà questo ascensore. In basso. Wow. Eccoci qua arrivati. Nelle profondità dell'area zero? Sì. Questo è il punto più profondo. Finalmente. Quindi è questa la parte più profonda dell'area zero? Esatto, secondo i dati ci troviamo in uno strato inferiore rispetto a poco fa. Questo vuol dire che l'ascensore è sceso ancora più in basso di dove arrivava prima. Tutto grazie al disco indaco. Ed io che pensavo che raggiungere l'area zero fosse già un gran traguardo. A questo punto non dovrei stupirmi più di nulla. Soprattutto se fai la tua avventura con me. E questa roba cos'è? Ah, Calugaris ha lasciato qualche indizio, no? Cosa ci fanno qui le scrivanie? Calugaris. Ah, è una relazione del celeberrimo professor Turum. Come? Forse per un'influenza di Trapagos? All'interno della caverna si verifica un fenomeno Terra Crystal mai visto in superficie. Una Terra cristallizzazione che sembra unire tutti i tipi. Darò a questo teratipo il nome provvisorio di Astrale. Allora, io spero con tutto il cuore che la Terra non sia relegata alla sola Paldea, come è successo per la Dynamax, solo a Galar, ma un nuovo tipo, è un tipo astrale, è un nuovo tipo di Pokémon. Ok che magari è possibile raggiungerlo solo con la Terra cristallizzazione, ma... apre un nuovo mondo di opportunità nel competitivo. Che scoperta brillante. Così tanto materiale che Calugaris non aveva riportato nei suoi scritti. Questi documenti di per sé sono già un tesoro inestimabile. Se sei un ricercatore e ti interessi a queste cose. Bisogna accertare la verità con i nostri occhi, ma facciamo attenzione. Occhi ed oghi. Allora, amici miei. Non so se ci sono Pokémon qua giù. Per il momento non pare.
Ma non mi butto certo lì sotto, vorrei un attimino esplorare con calma, fin dove possibile, anche se non mi sembra molto possibile, visto che... Ah no, di qua si pro... di qua si prosegue. Vado un attimino con il mio amichetto qui. Wow, yay! Niente, già finito. Questo è uno strato... Questo è Terapagos, per forza, guarda che cristalli strani. Sembra un fiore fatto di cristallo. Non vorrei dire, ma ci blocca la strada. Non puoi chiedere al tuo coso donno come si chiama di sfasciarlo? Ci provo, o forse no. Perché è Terapagos? Già! Sì, meno mosse, il tesoro. Potrebbe essere costruito di energia terracrista dallo stato puro. Non possiamo prevedere cosa succederebbe se lo distruggessimo con la forza. E allora glielo chiediamo? Scusi, signor Terracrystal, si può levare? Glimmora? Che roba è? Che ci fa un Pokémon in un posto del genere, quello che ci facciamo noi? È avvolto da una strana energia. Professoressa, lei non sa lottare, stia lontana. Link, pensaci tu. Va bene. No, non sarà, forse! Sì, è lui, è lui. Il tipo astrale. È un po' di palla ombra, Crocco. Cavoli, che bello. Davvero bello come abbia una corona con tutti i tipi. Davvero stupefacente. Guarda, l'unico cappello che darei ai miei Pokémon, a parte quello drago e quello fantasma. L'unico. Questo è davvero bello, davvero carino. Wow. Quindi il tipo astrale ti dà un tipo aggiuntivo, ma ti fa rimanere anche gli altri tipi che hai. Quindi è un terzo tipo a tutti gli effetti. Cioè tu hai tre tipi contemporaneamente. Mi pare di capire. Oh no, bisogna sconfiggere i Pokémon per passare a tutti i costi. Va bene, facciamolo. Sì, quando se ne va un Pokémon lumino, sparisce anche il fiore. Quello deve essere terra tipo astrale. Ha sprigionato il potere di tutti i tipi. Cioè? Stai dicendo che potrebbe essere quello il tesoro dell'area zero? No, è un Pokémon, ce l'ha appena detto. Ne deduco che il Glimmora di poco fa non fosse Terapagos, il tesoro dell'area zero. Beh, dobbiamo andare avanti per scoprirlo. Esatto. Terralite astrale. Cristallizzazione che raramente si forma quando un Pokémon Terracrystal viene sconfitto e la sua gemma Terracrystal va in frantumi. Ok, entriamo qua dentro. Wow. Ok, là ce n'è un altro. Già lo vedo da qui. Pokémon? Ah, i Carbink! Beh, Carbink qui posso accettarlo in fondo, è un Pokémon particolare, dai. È carbone, che ancora non è diventato diamante, ci sta che stia nelle profondità di una grotta. Ok. Yeah! Vediamo un po'. Hydro Pump! Poi c'è anche Glimmora qua sopra, ok. Bellino Carbink, eh. Abbastanza bellino. Ma devo salire con Miraidon qua sopra, ma dai. Vai, su. Fai bravo. Ricarica totale 2. Chi è quello? È un Noivern? È un Noivern, ma che ci fa qua giù Noivern? Non è un Pokémon del luogo. Ok, intanto beh, qua cerco di raccogliere tutto, visto che è molto semplice arrivarci senza farsi del male. Non me lo locca? Dove va?
c'è niente. Ah, devo proprio interagirci andandoci incontro? Noi, Vern, noi e tu. Bello noi, Vern, uno dei miei tipi drago preferito. È bellissimo. Eccolo qua, un'altra volta è terra tipo astrale. Ci sta alla grande, che bello. Allora, se solo si riuscisse a vedere un pochino meglio con sta visuale dannata. Nel senso che è maledetta, non che è di un'annata pregiata, perché questa annata fa davvero pena. Ah, non l'ho catturato? Falla ombra, dai. Allora, penso che non è un... Grimmar è tipo roccia, no? Giusto? E il tipo fuoco gli faceva poco male. Noivern è un tipo drago, il tipo fuoco gli fa poco male. A meno che non è del terra tipo astrale sta peculiarità, che il fuoco non gli fa male. Eccolo qua. Vabbè, alla fine non ho neanche parlato con loro, ma non credo che mi diano qualche dialogo interessante oltre... Oh no, la porta è bloccata. Link, come facciamo ad andare avanti? Vai a sconfiggere quel Noivern, potrebbe essere la causa. Ovvio, no? I dialoghi sono sempre quelli. 10 teraliti astrali. Insomma, il gioco te li fa prendere per forza quasi. Ho sconfitto anche quel Noivern. Quel Pokémon, Miraidon, giusto? Mamma come salta. Ci siamo quasi, andiamo avanti così. Ecco, questo è un altro dialogo di cui si poteva fare a meno. Se volevi dirmi qualcosa di più importante, io ero tutto orecchi. Però va bene, dai. Non mi sto lamentando, è stata una critica un po' sterile, ma... Allora, qui mi sa che la strada si divide, giusto? O devo arrivare là sopra? Devo arrivare qua sopra, mi sa, giusto? E non solo... Ah, ci sono due strade qui, addirittura. No, più sopra non ci devo andare. Devo andare da un'altra parte, però. Che è qua sotto, se non sbaglio. Addirittura è qua sotto. Ah. Qui chi troviamo invece? In lontananza lo scrutiamo, eh? Allora, c'è un bel po' da esplorare qui effettivamente, eh. Oh, bene, bene. Ah, qua c'è un MT, ottimo. Che sia buona. Oltraggio, va bene, oltraggio non ci fa schifo. Ok, sì, questa è la strada giusta. Terrorite psico e polvo stella che non ci fa schifo, un po' di soldini extra. Bella sta zona platform, mi piace. Ah, ma questo è shiny? Vabbè, niente, Glimmet mi ha scoppiato in faccia. Ah. Allora, qua si sale, no? Wow. Devo ammettere però che è bello come posto, dai, non posso dire che è brutto. Non si può proprio. Ok. Wow. Qua. E sopra, ok. Ah, ma è... Spine ferre, com'è che si chiama quello? Spine ferre, vedi che lo sapevo. Vai troppo forte, facciamo con un colpo solo. Missile Spillo! Bravo! Bravo il bimbo! Certo, se facesse danno sarebbe meglio, ma non lo fa. Il terra tipo astrale mi sta per l'idea che aggiunge sì un terra tipo al tuo Pokémon, ma ti lascia intatti gli altri. Oppure hai tutti i tipi? Non penso, penso sia un nuovo tipo proprio. No, no, è proprio un nuovo tipo, dai. Che però non influisce sugli altri tipi. Quindi hai tre tipi contemporaneamente. O almeno questo è quello che sto pensando in questo momento. Poi magari quando una volta arriviamo alla fine lo scopriamo. Ma c'era un passaggio qua sopra però anche da controllare. Voglio andare là prima. Mi spiace per tutta la fatica che ti facciamo fare, ma non sapremo cosa fare senza di te. Sì, me ne sono un po' accorto, eh. Però tranquilli, andiamo, andiamo, forza! No, non si è liberato qui. Ah, ma forse è solo una specie di scorciatoia.
una shortcut, quindi proseguiamo. Magari poi fa il giro, no? Sapete com'è. Wow, buono! Oh, sì. Questo, allora, il level design di Paldea è molto sterile, però il level design che hanno adottato per il DLC si salva. Diciamo che non è proprio eccellente, ma si salva, dai. Io che poi non è che non guardo, ma mentre scendo guardo tutto, guardo. Sto guardando in 18 direzioni diverse mentre scendo, proprio per non perdere nessun particolare. Che poi comunque sia, per conto mio io il luogo poi lo esploro. Quindi non è che lo lascio lì e non lo esploro più, anzi. Qua la porta è chiusa, eh. Ah, qua c'è il lago però. Che sia un lago formato dall'energia Terra Crystal, o meglio, Terra cristallizzazione a liquefatta, liquida. Sarebbe poetico. È un Garganacol? Wow. Ma qua si apre. Eh sì. L'albero che si vedeva anche nei trailer. Nel trailer finale per l'esattezza. Allora, a questo punto penso che il passaggio sopra si sblocchi una volta finito tutto. Non ci mancare nulla. E arrivo anche qua sopra. Sali, sali bello. Ok. Usate polpacci pazzi. Terremoto, ottimo, la volevo a tutti i costi. Interessante. C'è l'unico albero è terra cristallizzato, o meglio, cristallizzato semplicemente. Dai, che un albero va in terra, diventa un altro albero. Vabbè, vediamo cosa vuole questo Garganacol, dai. Però prima. Pietra dura che ne ho 18. Dai, fatti sotto, su. Anche lui con la tiritera del tipo astrale ci sta, ovviamente è una cosa nuova. E più vai a fondo, più è normale che il Pokémon acquisti un teratipo particolare. Ed è giusto che sia quello astrale. Eccomi qua, possiamo proseguire, ragazzi. Giù sembra che ci sia un bel ammasso per terra cristallizzato. Cosa volevi dirmi, Riben? È solo che mi sono reso conto che finivo sempre per fare affidamento su di te, Link. Ora è meglio andare. Ma guarda, non è un problema, eh. Giusto per la cronaca, mentre tu te ne vai in giro, anche noi ci diamo da fare lottando. Ormai i miei Pokémon siamo a pezzi. Ormai solo Sinistra è in condizione di lottare. Se capita qualcosa, vieni a darci una mano. Ma guarda, che io vado a combattere Terra Crystal. Cioè, potevi farlo tu, eh? Se ci tenevi tanto. La mia Terra spera che stia reagendo a qualcosa. È vero, anche la mia. La densità dell'energia Terra Crystal ha raggiunto livelli spaventosi. La fonte potrebbe trovarsi proprio oltre questo tunnel. Vuol dire che siamo finalmente arrivati? Il tesoro dell'area zero! Fermati, dove vai? Non posso più aspettare, devo vedere con i miei occhi la verità che si c'era dietro al libro violetto! Ma professoressa, pure lei! Non so se ridere o piangere. Già, quindi ci andiamo nel prossimo episodio, tanto è domani. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!